Demetrio Albertini, il primo derby di Coppa Italia è terminato con un pareggio senza reti. Pioli ha detto che il bicchiere è mezzo pieno, però forse il Milan ha sprecato una buona occasione per vincere. Tu cosa ne pensi? Sprecato è lo sport, nel senso che forse nel derby di campionato aveva sprecato un po' di più l'Inter e alla fine ha vinto il Milan, quindi devo dire che in questo derby il Milan meritava qualcosa in più. Che partita ti aspetti per il ritorno? Cosa può cambiare in queste settimane per le due squadre? Beh, manca molto tempo, quindi potrebbe cambiare davvero tanto. In questa fase dell'anno dipenderà molto dall'umore e anche dai risultati del campionato, quindi vedremo come si arriverà a questa partita. Sappiamo che adesso dopo uno 0-0 diventa una partita secca e quindi diventa quasi una finale. Domenica il Milan è atteso dalla trasferta di Napoli. Quanto può incidere il risultato del Maradona sulla corsa scudetto? Tantissimo, sarà fondamentale. Credo che sia uno dei crocevia proprio per tutte e due le squadre, perché alla fine sono le prime due in classifica e conterà tantissimo sia per i punti e sia per il morale. Sarai protagonista insieme a Bergomi sul palco del Teatro Oscar di Milano per uno spettacolo davvero suggestivo, particolare. Ti volevo chiedere, tra tutte le stracittadine che hai giocato, qual è quella che sicuramente gli ricorderai? Ce ne sono diverse, quindi devo dire che se venite a vederla abbiamo preparato qualcosa di carino, perché poi alla fine lo scontro tra Milan e Inter continua non solo in campo ma continua anche fuori dal campo, proprio con le prese in giro, no? E io ricordo molto volentieri un paio di derby, diciamo sicuramente un 5-0 in Coppa Italia, visto che stiamo parlando proprio anche di Coppa Italia, che è successo